Questo programma è offerto da Questo programma è offerto da Amici di Rally Dreamer, bentornati. Ciao a tutti, io sono Francesca, mi presento perché giustamente è la prima volta che ci vediamo. Benvenuti in questo studio e con noi. Sapete che noi portiamo il mondo del rally a tutto tondo nelle vostre case. Non potrei cominciare questa puntata senza presentare però, oltre agli ospiti che incontreremo più tardi, anche il mio navigatore di fiducia, e cioè Riccardo Scarlato. Benvenuto Ricky. Ma ciao Francesca! Cambia Francesca, ma insomma la bravura c'è sempre. Quindi io ti do un gran benvenuto. Grazie. E saluto tutto il pubblico di Rally Dreamer. Riccardo, grazie alla tua presenza. Io vorrei anche mandare un bacione e un saluto alla collega omonima Francesca, che oggi era occupata ma che vedremo senz'altro nelle prossime puntate, vero? Esatto, salutiamo assolutamente Francesca Giussani, che sicuramente ci sta seguendo da casa. Siamo anche pronti per presentare l'immancabile presenza in studio del nostro direttore nonché ideatore di Rally Dreamer, che è Mirko Tognarini. Ciao Mirko. Ciao Francesca, buonasera a tutti voi amici telespettatori, e grazie della vostra presenza che sta continuando a crescere, e questo a me fa altro che piacere. Ciao Ricky. Ciao Mirko, benvenuto. Grazie Mirko, che dire, sapete che noi abbiamo sempre degli ospiti di tutto rispetto e sarà così anche per questa sera. Vorrei cominciare a presentarvi due presenze che sono reduci, pensate, niente po' di meno che dal famoso Rally di Monte Carlo. Inizierei da Andrea Nucita. Ciao Andrea, benvenuto. Ciao, buonasera a tutti gli amici di Rally Dreamer e grazie per l'invito. Ciao Andrea. Benvenuto Andrea. Vediamo una poltrona vuota, vediamo una postazione in attesa dell'ospite. Sappiamo che ha avuto purtroppo qualche problema tangenziale. Sì, quindi, appunto. Peccato però, vero Riccardo? Davide perché ci ha chiamato. Sì, però se non sbaglio io sento un rumore nel traffico. E vedo qualcuno dietro di me, lo facciamo entrare lo stesso così al volo. Davide Riccio. Come stai? Ciao. Ciao Davide, benvenuto, grazie. Un bacione. Insomma è sempre un piacere. Piacere mio. Davide, tanta roba. Allora, raccontaci un po' di questa bellissima pelliccia. Beh, questa è la pelliccia del Rally di Monza, che da 2 anni a questa parte ci rinnoviamo ovviamente ogni anno, perché sennò... Che con il freddo milanese oggi era ad hoc proprio. Assolutamente sì. Ecco, bene. Beh, ma la usiamo anche d'estate, devo dire sì. Che si presta anche per l'estivo. Non sento niente però, perché mi sa che sennò fai un po' di scuola. Comunque complimenti per l'ingresso, veramente. Grazie. Spettacolare, e per questa bellissima pelliccia. Mirko, che super ospiti. Ma io ti avevo annunciato una puntata veramente boom e ce l'abbiamo, perché comunque qui accanto a noi abbiamo due, come ha detto già Francesca prima, reduci da un rally stupendo che è quello di Monte Carlo, vero Francesca? Certo, un rally veramente affascinante in tutti i sensi e di cui vorremmo sapere qualcosa senz'altro più tardi, ma prima di parlare con i nostri ospiti noi vorremmo sicuramente dare anche la parola a Riccardo, Ricky Scarlato, perché sappiamo che lui ha un compito, dovete sapere, lo sapete meglio di me voi da casa, istituzionalmente a lui affidato, mi dice la regia, anche per anzianità di servizio, ma siccome Baldo è giovane potrà meravigliosamente parlarci dei social. Allora, per rimanere collegati con appunto la redazione di Rally Dreamer, non dovete far altro che andare innanzitutto sul sito internet, che è rallydreamer.com, oppure mandare una mail all'indirizzo rallydreamer@gmail.com, oppure mettere un bel mi piace alle pagine sia Facebook che Instagram, che sono Rally Dreamer TV. Naturalmente, insomma, è facilissimo trovarvi. Certo, grazie Riccardo, informazioni importanti, perché voi sapete che Rally Dreamer è una trasmissione molto interattiva, il vostro feedback per noi è importantissimo e quindi vi invitiamo sempre di più a seguirci e a interagire con noi. Assolutamente, assolutamente, cliccate. Il momento di parlare con i nostri ospiti, Andrea e Davide, è arrivato. E voi sapete, telespettatori carissimi, che normalmente c'è una domanda tradizionale che noi rivolgiamo ai nostri ospiti, però essendo loro appena arrivati, possiamo dire freschi, caldi, dipende dal punto di vista, dal Rally di Monte Carlo. Beh. Ecco, noi vorremmo sapere da loro innanzitutto quelle che sono state le emozioni e le prime impressioni di questa affascinante e prestigiosa gara. Cominciamo da Andrea. Ma come sempre essere presenti al Monte Carlo è qualcosa di affascinante,
è un evento unico con una storicità incredibile, per cui il fatto di esserci è già qualcosa di incredibile. Per noi è stata una gara un po' altalenante, abbiamo avuto le prime due tappe con qualche piccolo inconveniente, abbiamo perso parecchio tempo, mentre nelle ultime due tappe siamo stati, secondo me, abbastanza veloci, sempre a ridosso della top 10 assoluta e all'interno dei primi quattro del campionato del mondo WRC2, per cui sono molto molto contento della prestazione, un po' meno del risultato, però in una gara così difficile è anche facile fare qualche errore. Ecco. Per quanto riguarda le condizioni atmosferiche, Andrea? Abbiamo trovato, secondo me, un'annata molto molto difficile. Io l'avevo già fatto lo scorso anno e devo dire che l'edizione 2019 si è presentata ancora più difficile, forse una delle più difficili mai disputate. C'era veramente di tutto, tantissimo ghiaccio, neve, asfalto, per cui non eri mai nella condizione giusta e questo implica veramente tante difficoltà. Certo. E per quanto riguarda il tuo parere, Davide, dici la tua. Beh, per me è un sogno che avevo fin da piccolo di poter disputare il Rally di Monte Carlo, anzi in realtà non ci credo ancora adesso di averlo fatto. È stata un'esperienza che ricorderò senz'altro tutta la vita. Mi sono trovato a guidare con chiodi in condizioni, come diceva Andrea, diciamo sempre una sorpresa, perché comunque a causa del meteo, di una nevicata che sembrava una cosa veramente sciocca il giorno prima, è diventato tutto ghiaccio, è cambiato completamente tutto. Nella prima speciale in particolare mi ricordo emozioni fortissime, addirittura in un posto al buio dove era illuminato solo dai miei fari, vedevo questi alberi tutti bianchi e la strada ovviamente è bianca anch'essa, e dicevo: ma sono io che sto guidando qua anche, e quindi sono ancora incredulo adesso ogni tanto. Una bella emozione. Assolutamente. Rally di Monte Carlo che, come hai già detto Andrea, tu era alla seconda edizione naturalmente. La prima edizione è fatta con due ruote motrici, fra l'altro memorabile il tempone fatto segnare sulla prova che adesso ci ricorderai te direttamente. Sì, sì, era la PS9 dove mi ricordo che facemmo il quarto tempo assoluto davanti a parecchie WRC Plus, gli ufficiali. Era veramente difficile, 29 km di ghiaccio, neve, con un due ruote motrici. Ricordiamo anche la vettura. Era un Abarth 124 sulla quale avevamo lavorato, ma comunque era un due ruote motrici. Noi avevamo fatto un bel lavoro nel pre-event e quella è stata una soddisfazione veramente molto molto importante per noi. Quest'anno sei stato un po' condizionato un po' dalla sfortuna, un po' anche dal fatto che con i Super Rally, che poi mi piacerebbe spiegare ai nostri telespettatori cosa vuol dire Super Rally, avremo modo nelle prossime trasmissioni di dirlo, sei stato penalizzato perché comunque parti in posizioni retrostanti e ti trovi a dover fare tantissimi sorpassi. Vuoi dire su una prova quante persone sei riuscito a sorpassare? Ma questa volta prendevamo di media 5-6 persone per prova e diventava veramente difficile raggiungere la concentrazione che serve, perché quando prendi ritmo poi c'è l'avversario che devi superare che te lo spezza, e a maggior ragione in una gara così difficile come Monte Carlo, dove non è statico, ai bordi c'hai la neve, per cui non puoi neanche inventarti granché, devi solo aspettare che ci sia lo spazio per passare. Questo ha fatto sì che il tempo che abbiamo perso è stato veramente tanto, però abbiamo tenuto duro fino a poi arrivare alla domenica con un ordine di partenza dopo aver recuperato una trentina di posizioni un po' più favorevole e riuscire a dimostrare che comunque la nostra prestazione era quella che abbiamo fatto. Certamente. Fantastico anche per la descrizione che avete portato a tutti noi di questo rally con, dicevamo appunto, condizioni atmosferiche non certo favorevoli. È stato un po' come essere lì con voi in prima fila a godere di questo spettacolo, per voi anche difficile, però immagino anche di grande soddisfazione con la neve e il gelo, ma anche veramente ricco di fascino. Quindi grazie per aver soddisfatto queste curiosità. E ora veniamo anche alla domanda tradizionale, vero Riccardo, che è quella, certo, che da sempre i nostri telespettatori vogliono vedere soddisfatta, cioè sapere come ognuno di voi ha iniziato nel mondo del rally, quando e come. E quindi, sempre per praticità di postazione, cominciamo da Andrea. Ma io diciamo che credo fosse inevitabile che io iniziassi, perché tutta la mia famiglia ha una tradizione nel motorsport. Mio padre ha iniziato negli anni 80, poi ha continuato mio fratello maggiore, per cui io l'ho sempre masticata un po' questa passione, e sono stato ben contento di portare avanti la tradizione di famiglia, perché è uno sport che mi appassiona tantissimo, e riuscire a raggiungere determinati obiettivi all'interno della mia carriera
carriera mi lusinga tantissimo. Certo. Ecco, naturalmente adesso sono curioso di sapere come Davide invece ha iniziato, quando e perché? Beh, io a marzo faccio 5 anni, che ho iniziato molto tardi, diciamo che non posso dire l'età ovviamente, però ho iniziato molto tardi facendo un pensiero di quelle che erano le mie passioni quando ero ragazzino, piccolo, e poi ho voluto provare a mettermi in gioco. Qualche soddisfazione ce la siamo tolta, perché nel 2017 abbiamo vinto il Coppa Italia Zona 1, qualche trofeo qui e là, e insomma piano piano qualche risultato viene, e adesso anche il Monte Carlo, che per me è un grandissimo risultato averlo portato a termine dall'inizio alla fine. Davide, possiamo dire che per un pilota come te, che non è un professionista naturalmente, il Monte Carlo è anche formativo, cioè 300 Caspita. Km di prova speciale aiuta a fare questa cosa, e devo dire la verità, lo hai dimostrato, perché non più tardi di un paio di settimane fa sei andato in pista in Francecorta e hai fatto dei tempi veramente ottimi, mi sembra. Diciamo che è migliorato ancora il passo, però penso che ce ne sia ancora molto da fare. Sono contento di questo. Effettivamente 350 km di gara in quelle condizioni ti portano ad avere una confidenza a conoscere la vettura in un certo modo. Confidenza, parola grossa per me. Qual è stata per te la difficoltà più importante, quella più che ti ha messo veramente in difficoltà, passami il gioco di parola, al Monte Carlo? Cioè scegliere giuste le note, oppure abituarsi al ghiaccio, al verglas, cioè qual è stata proprio la difficoltà vera? Beh, la difficoltà vera, le note sono migliorate tantissimo, devo dire che forse la concentrazione in più, una cosa e l'altra, sono migliorate tantissimo, mi sono trovato molto bene, grazie anche alla mia navigatrice, la Monica Cicognini, con grande esperienza. Che la salutiamo. La saluto anch'io, ciao Monica. E poi, diciamo, momenti di grossa difficoltà, probabilmente nella seconda, quando abbiamo piegato la ruota dietro e un braccetto davanti, che con grande forza di volontà ho fatto tipo 16 km senza, come essere senza idroguida. No? Complimenti. Però insomma siamo riusciti a portare a termine la sì, forza. Sì, anche piano piano, ma va bene. Noi siamo quasi in chiusura di primo blocco, vero Francesca? Esatto Riccardo, siamo proprio in prossimità, insomma tra qualche secondo, della pubblicità. Ma mi raccomando, rimanete con noi, perché noi ci troviamo subito dopo e Rally Dreamer vi aspetta. A tra poco. Lo sapevi che l'olio lubrificante usato, se viene recuperato, diventa una risorsa preziosa? Se lo disperdi, si producono gravi danni all'ambiente. I 20 kg di olio usato estratti da un autocarro possono inquinare 4 campi di calcio. Se hai del lubrificante usato, chiamaci o consulta il sito. Conho, Consorzio Oli Usati. Raccogliamo l'olio usato fino all'ultima goccia. Numero verde 800 863 048. www.conho.it. Dal 1978 la PR Rubino confeziona nastri per trasportatori e per le automazioni industriali in genere. Le nostre armi vincenti sono i 17 brevetti e uno staff che lavora in qualità certificata ISO 9001 del 2015. Polscat è il nostro sistema di foratura automatica su nastri e cinghie. Operiamo con personale altamente qualificato. Offriamo versatilità nella personalizzazione del cambio foratura. Garantiamo la massima precisione di taglio. Signori, benvenuti a bordo. Il viaggio può iniziare. Mettetevi comodi. Nini Virta. Velocità, sicurezza, affidabilità e tanta attenzione alle vostre merci in tutta Europa. Parco mezzi di ultima generazione a bassissimo impatto ambientale. Nini Virta. Un servizio chiavi in mano. Logistica, distribuzione e operazioni doganali in sede con consegne in tempi rapidissimi. Dal 2007, magazzino gestito con sistema radiofrequenza RFID per non perdere mai traccia delle vostre spedizioni. Nini Virta. La prima azienda in Italia a utilizzare camion con portata da 10 a 15 tonnellate con trazione 100% elettrica. Nini Virta. Da oltre 30 anni tagliamo traguardi vincenti insieme a voi. www.ninivirta.it.
Questo programma è offerto da... Amici di Virelli Dreamer, bentornati, eccoci di nuovo in studio dopo la pubblicità. Come sapete stavamo parlando piacevolmente con i nostri ospiti per quanto riguarda Rally Monte Carlo numero 2019, insomma, una delle gare più prestigiose che conosciamo, e Mirko Tognerini, il nostro direttore nonché ideatore del programma, stava rivolgendo loro alcune domande tecniche, per così dire, anche settoriali. E quindi penso che voglia continuare a parlare con i nostri ospiti, Andrea e Davide, ma forse c'è anche qualche chicca, non lo sappiamo. Sì, adesso vediamo come andiamo avanti con le cose, ma intanto comincerei subito da Andrea. Andrea, vorrei farti una domanda, che a me averti qui mi dà voglia di fartene tantissime, no? L'anno scorso è stato comunque un'annata spettacolare dal punto di vista dei successi, no? Perché comunque con la 124 sei andato all'estero e hai dato filo da torcere a tutti. Ci vuoi raccontare quest'annata? Sì, innanzitutto voglio ringraziare il mio team Bernini Rally, perché da 3 anni abbiamo fatto... Noi abbiamo iniziato nel 2017, prima gara, podio a San Marino, per cui la nostra storia è iniziata bene e sta continuando in maniera egregia. Lo scorso anno abbiamo fatto il campionato del mondo RGT e poi alla fine il risultato è stato vicecampioni del mondo, quindi devo dire che è stata un'annata molto positiva, come del resto è stato positivo, sono state positive le nostre apparizioni all'interno del campionato italiano, perché con Hyundai avevamo deciso di allenarci un po' nei periodi fermi del nostro progetto principale e siamo riusciti a portare a casa la Targa Florio, la gara più antica al mondo all'interno del campionato italiano, per cui devo dire che su tutti i fronti abbiamo lavorato bene. Ti interrompo un attimo e ti spiego perché. Volevo farvi una sorpresa a tutte e due. In diretta telefonica con noi dovrebbe esserci un vostro amico. Pronto, Presidente? Pronto, Titone. Questo, se non sbaglio, non so se riconoscete, diciamo chi è questa persona, lo vuoi introdurre te, Davide? Il presidente Gianfranco Santero. Buongiorno, presidente. Ciao Davide, ciao presidente, ciao. Presidente, ti faccio una domanda, io direttamente sono Mirko, gli voglio chiedere questo. Qui davanti a me ci sono delle bellissime bottiglie del 958. Mi sembra di poter dire che come negli anni passati, quando si pensava a Martini Racing, si era comunque un'iconia in quello che era il rallyismo italiano. Mi sembra che stia succedendo uguale, è successo uguale negli ultimi anni, quindi 958 è veramente il marchio del rallyismo italiano? Sì, troppo, troppo gentile, mi viene da dire Martini chi? È bellissimo questo. Una battuta. Sì, abbiamo fatto sicuramente tanto rumore, avendo sponsorizzato più piloti, qualcuno meno bravo, qualcuno più bravo, però è stata una cosa, anzi continua a essere una cosa molto, molto particolare. Volevo dire solo che noi non abbiamo inventato nulla, non abbiamo inventato lo spumante, non abbiamo inventato le bottiglie, però abbiamo messo tanto del nostro DNA, quindi abbiamo dei prodotti che si stanno differenziando dagli altri, andando molto bene. Devo anche dire che grazie sia a Davide che a Andrea, abbiamo durante la Rally di Monte Carlo abbiamo sponsorizzato questo nuovo prodotto che è uno Zero Gradi, che ci teniamo tantissimo visto che si parla di guida, di motori, e quindi è stata una cosa molto molto bella e interessante, infatti, che sta andando molto bene. Ci stavo arrivando, infatti, perché comunque sia il connubio tra un qualcosa di alcolico e la guida era forse non troppo bello, ma lei ha avuto un'altra ottima idea e è uscito fuori questo spumante analcolico e fra l'altro è buonissimo. Sì, difatti è praticamente è 0 gradi, 0 assoluto, ma è fatto 100% con del mosto di uva, quindi a differenza delle bibite, come sappiamo, dove c'è del glucosio, zucchero, aromi, in questo caso qua è un prodotto naturale. E devo dire che in Francia non si può sponsorizzare, come tutti sapete, non fare pubblicità all'alcol, in questo caso qua, quindi abbiamo preso 2 piccioni con una fava, no? Quindi avevamo sia lo spumante, però analcolico. Sempre. Posso fare una domanda sul Santero? Io sono incuriosito invece dalla pelliccia che oggi ha portato il nostro Davide, bellissima. Un'altra bella novità, sì, in casa Santero. Sì, no, questo è stato un po' uno scherzo così che ci facciamo tenere molto gogliari quando usciamo, ma ha avuto successo. Però devo dire che adesso dobbiamo inventare la versione estiva, perché stiamo avendo le smanicata, con la pelliccia. Sì, dobbiamo ingegnarci
con un nuovo capo, perché l'estate sai che non va bene. No, simpatica, sì, la fa indossare un po' a tutti. È stata una cosa simpatica, sì. Sì, appena morto. Presidente, io so che lei ha tantissimi impegni e che ci ha dato un po' del suo tempo e la ringrazio. Casomai la invito a essere qui il nostro ospite nei nostri studi qui a Sport Italia. La ringrazio, sì, tantissimo. Molto gentile. Io ho una bella idea. Mi metto io a venire in studio e fare i rally e facciamo lavorare un po' Riccio e Andrea. Molto volentieri. Non è male, idea, eh? Sarebbe un'ottima idea, grazie, Presidente. La saluto. Sì, buona serata. Buona serata, grazie. Ciao, arrivederci. Ciao. Quindi da piloti a imbottigliatori, esatto, di vino. No, devo dire che ci vorrebbe, Davide, più persone come queste, perché comunque, a parte le battute che lui è sempre pronto a fare, e questo è bellissimo, fa parte del suo carattere, ha dato veramente una svolta nel realismo italiano. Assolutamente, persone come il presidente, averne, perché comunque ti segue durante la gara, mi chiama spesso, si interessa, cioè è veramente una persona squisita, oltre ad essere un grande amico. Senti, torniamo a bomba su quello che era il discorso delle auto. Due ruote motrici posteriori, bellissima annata, l'abbiamo detto prima, ma con le due ruote motrici te avevi avuto anche altre esperienze molto belle, tra cui anche qualche vittoria, no? Sì, ho iniziato con i due ruote motrici, come del resto secondo me bisogna fare la gavetta, e abbiamo vinto 3 campionati italiani con vetture due ruote motrici, per cui sì, pian piano poi bisogna progredire, bisogna darsi degli obiettivi, bisogna cercare di innalzare l'asticella, ed è quello che ho sempre cercato di fare, sia a livello personale, quindi cercare il top da quello che è la mia performance personale, sia dal punto di vista delle vetture. Quindi siamo saliti di categoria sia con la 124, che è vero è un posteriore ma comunque è una vettura di prim'ordine, sia poi con le quattro ruote motrici che ho utilizzato finora. Bene, dopo queste interessantissime informazioni sulla vostra attività e la vostra carriera, io però vi domando qualcosa che riguarda tutto l'anno 2019, penso da parte anche del pubblico, vero Riccardo? Cioè, assolutamente. Quali saranno i vostri progetti per il 2019? Curiosi. Andrea? Beh, ci saremo, sicuro. Stiamo vagliando le ultime cose. Molto probabilmente sarà un progetto internazionale con qualche apparizione all'interno nel panorama realistico nazionale, ma comunque il nostro progetto principale al 99% sarà all'estero. Per quanto riguarda te, Davide? Beh, io spero di andare qualche volta all'estero, ecco, con lui, che così diciamolo, faccio un'esperienza in più, e sicuramente qualche gara che probabilmente abbiamo già fatto, ma qualcosa di nuovo. Ma pronti via, torniamo in pista anche. Sì, adesso molto raccogliamo, no? Adesso facciamo un paio di giri in pista, come abbiamo fatto a Franciacorta, a Castelletto di Branduzzo, e che a me piace, perché comunque abbiamo un contatto con tanta gente che magari durante le prove del rally non riusciamo a vedere tranne nel parco assistenza, invece lì è tutto concentrato, sicuramente è differente che fare un rally su strada. Davide, però te sei un personaggio che io ho conosciuto da poco, ma veramente stupendo, sempre pronto alla battuta, sempre a scherzare eccetera, però sinceramente sei uno tra quelli che va veramente forte, perché a Franciacorta i tempi sono usciti, abbiamo visto che la macchina la sapevi guidare, cioè non è che andavi a fare il gentleman, stai cominciando ad andare verso quasi un professionismo, ora la parola lo so che è, sì, troppo grande anche per gli impegni personali, però stai cominciando a prendere l'auto in mano. Se c'è qualche marchio automobilistico che io sono pronto. Magari non a tempo pieno, però a part time andrebbe anche bene. Mm-hmm. Beh, diciamo che sicuramente penso di essere portato per questo sport, comunque per la guida in generale. Sto migliorando di passo in passo e non so, speriamo che arrivi qualcosa di interessante. Occhio che arriva. No, ma lui è... Beh, in alcuni giri non sono costante, alle volte ho l'exploit, una poi dopo piano piano. A differenza di Andrea, te da quando hai cominciato, quattro ruote motrici fisse. Io sì, Super 2000. Università del Rally dicono, io non lo so perché ho provato solo quella, e poi dopo Ford Fiesta R5. E devo dire che l'appunto
la scelta era tra una Mitsubishi e una Punto, poi in realtà il rumore del motore della Punto Super 2000 mi ha prevalso. Io mi ricordo Punto Super 2000, una vecchia intervista del grande Simoncelli che l'aveva provata a Monza e disse: è una moto con quattro ruote, no? È vero. Il motore gira veramente alto. Bene, comunque, allora, per te comunque qualcosa in italiano uscirà fuori o anche solo all'estero, Andrea? Non lo so, mi piacerebbe, perché il campionato italiano non lo disdegno per niente, perché a livello di competitività, a livello di campionati nazionali, credo che sia tra i più alti al mondo. Quindi se ci dovesse essere l'opportunità, mi piacerebbe misurarmi con i talenti che ci sono. C'è da dire anche che Benetti mette a disposizione un mezzo stupendo, che però tra cavalli vincenti è quello forse più difficile da domare in questo momento, perché stiamo parlando della Hyundai R5, che forse è l'unica che ancora è un po' difficoltosa da tenere alle briglie, no? Ma non credo sia così, sinceramente, o meglio, con gli ultimi sviluppi che hanno fatto ad Alzenau, secondo me si è ridotta tantissimo questa cosa che dici, perché secondo me è diventata molto intuitiva e anche facile da guidare, per cui credo che hanno lavorato molto da questo punto di vista Hyundai per cercare di renderla è competitiva ma anche abbastanza semplice da guidare, quindi io sono contento sinceramente di aver avuto l'opportunità di guidarla e ci tengo a ringraziare appunto Bernini, Mafra, Santero, tutti i partner che mi permettono di aver fatto il percorso che ho fatto fino adesso. Benissimo. Bene amici da casa, vi sarete accorti sicuramente come noi qui in studio che in trasmissione tempo vola letteralmente e quindi ahimè è arrivato già il momento dei saluti. E noi quindi iniziamo a salutare i nostri ospiti, questa volta comincio da Davide Riccio. Grazie Davide per essere stato qui con noi. Grazie a voi, un saluto a tutti e volevo ringraziare Michele Bernini per tutto quello che è l'assistenza che fa sia a me che a certo. Andrea. Un grazie per la sua presenza anche a Andrea Nucita. Grazie Andrea. Grazie a voi, è sempre un piacere. Preziosissimo il contributo, non c'è neanche da dirlo, insomma, di Mirko Tognarini, nostro direttore nonché ideatore di Rally Dreamer. Grazie Mirko per averci tenuto compagnia e per la tua presenza, come sempre, fondamentale. Io ringrazio tutti voi, ringrazio i telespettatori ancora una volta, ringrazio anch'io Bernini a modo mio, perché Michele è un grandissimo, ma è anche un grande personaggio che ci permette di avere in studio dei grandissimi ospiti come questi e quindi lo ringrazio ancora una volta. Grazie per la preziosa presenza di Riccardo Scarlato, navigatore di fiducia, e per me oggi Angelo Custode. Grazie Ricky. Grazie mille a te Francesca, io ringrazio tantissimo i nostri ospiti e che dire, buona la prima, no Mirko? Direi proprio di sì, dai. Bene. Evviva, evviva. Un momentino solo Riccardo, perché mi permetto di ringraziare anche a nome tuo tutti i tecnici che sono stati in studio con noi, alla regia Sergio Buontempo che con pazienza cura appunto la realizzazione di questo programma dal punto di vista proprio della regia, che è un compito delicato, lo sappiamo molto bene. Ciao Sergio, a tutti voi un grande bacione, appuntamento alla settimana prossima, se ci sarà Francesca tornerà la benvenuta Francesca, certo la certo. Salutiamo ancora, un bacione da parte mia e mi raccomando rimanete connessi come diceva anche Ricky, perché siamo molto interattivi, il vostro feedback è importante, Rally Dreamer è sempre con voi, alla prossima, ciao! Questo programma è stato offerto da Questo programma è offerto da...